Allora, buongiorno a tutti. Nella lezione di oggi incominciamo a parlare di ruote dentate e facciamo riferimento a questo schema. Quindi ipotizziamo di avere un motore che è solitamente caratterizzato dal punto di vista meccanico da una potenza e da un numero di giri. Sull'albero di uscita del motore immaginiamo di andare a calettare una ruota dentata e quindi un pignone. Vogliamo trasmettere la potenza meccanica dal motore a un certo utilizzatore e ipotizziamo di fare questa operazione per il tramite di una coppia di ruote dentate. Ok? Ecco, in questo esempio ipotizziamo che questo avvenga con un utilizzatore che ha un asse parallelo all'asse del motore. Quindi questa operazione, vi anticipo, che può essere effettuata con una coppia di ruote dentate cilindriche. Quindi immaginiamo che questo sia l'interasse ed è una informazione di carattere geometrico di cui noi disponiamo solitamente. Ok? Quindi questa viene ad assumere la funzione di ruota condotta. Quindi sul pignone abbiamo una coppia motrice, abbiamo una velocità angolare omega 1 e per trasmettere questo movimento, appunto, ipotizziamo di utilizzare una coppia di ruote dentate cilindriche. Naturalmente siamo interessati anche alla velocità angolare di uscita, che è dettata dalla particolare applicazione e dalle caratteristiche dell'utilizzatore. Quindi noi andiamo anche ad imporre un certo rapporto di trasmissione che per definizione è uguale al rapporto della velocità angolare di ingresso con la velocità angolare di uscita. Dal punto di vista geometrico, ve l'ho già detto, sappiamo l'interasse e questo è un altro numero appunto a disposizione. Ok? Naturalmente per il tramite del rapporto di trasmissione possiamo determinare la velocità angolare della ruota condotta. Bene, questo con riferimento a un caso pratico, vediamo come possiamo risolvere il problema ed arrivare passo dopo passo al progetto diciamo cinematico di questo particolare meccanismo. Allora, sicuramente qui abbiamo dei raggi, ok? Abbiamo dei raggi, trascuriamo per il momento la presenza dei denti che introdurremo successivamente. Qui abbiamo un raggio primitivo R1 e qui abbiamo un raggio primitivo R2. Naturalmente la somma di questi raggi deve dare ovviamente l'interasse. Quindi cominciamo a scrivere delle equazioni. Quindi la I sarà sicuramente uguale ad R1 più R2 e vi faccio qui uno schema ora nel piano. Questo è il centro ogon 1 che, visto su quest'altro disegno, sarebbe questo. Questa è la linea di connessione con l'altro centro, o con due, che su questa figura sarebbe questo, ok? Quindi noi disponiamo di questa informazione di carattere geometrico che riporto anche su questo schema che, come già detto, rappresenta l'interasse I. Ok? Questi due punti sono fissi, poiché ruotano intorno ad assi fissi rispetto ad un telaio. Allora, siccome qui viene imposto un certo rapporto di trasmissione tau come omega 1 su omega 2, ecco, noi dobbiamo risalire ad R1 ed R2, che sarebbero i raggi delle circonferenze primitive. Ma naturalmente questa informazione viene dalla cinematica.
viene dalla cinematica, ricorderete senz'altro il teorema di Arnold e Kennedy di allineamento dei centri di istantanea rotazione, perché alla fine noi qui abbiamo un corpo 1 che sarebbe il pignone e un corpo rigido 2 che sarebbe la ruota condotta, ok? E in più c'è naturalmente il telaio, ok? Quindi questo meccanismo è costituito da 3 corpi rigidi. Allora, il centro di rotazione assoluto del corpo 1 è sicuramente O1, il centro di rotazione assoluto del corpo 2 è sicuramente O2. Dove si trova il centro di istantanea rotazione nel moto relativo? Naturalmente deve essere allineato con i primi 2 nel rispetto del teorema di Arnold Kennedy, ok? Quindi possiamo scrivere che O1 deve essere allineato con P con 0, lo indichiamo così, e deve essere ancora allineato con O con 2. Questo per il teorema di Arnold Kennedy, che ben conosciamo dalla cinematica, ok? E quindi sappiamo senz'altro che fino a 0 deve stare qui sopra, però non sappiamo ancora esattamente dove si trova, ma possiamo definire questa posizione per il fatto che P con 0 è centro di istantanea rotazione nel moto relativo, quindi polo delle velocità nel moto relativo. Di conseguenza la velocità relativa, che possiamo indicarla come velocità di strisciamento, è uguale a 0 in questo caso. Va bene? Allora, siccome noi ricordiamo bene la cinematica, se questa è la velocità angolare omega 1, che è ricavabile da n, adesso vediamo come, anzi lo scriviamo subito, scriviamo che omega 1 è uguale a 2π n diviso 60, dove n è uno dei dati di targa meccanici del motore, e ancora possiamo ricavare, lo scriviamo subito, la coppia motrice come rapporto della potenza diviso la velocità angolare omega 1. Questa informazione è informazione di carattere dinamico che utilizzeremo più avanti. Quindi noi conosciamo omega 1, conosciamo il rapporto di trasmissione. Ok? Allora, stavamo dicendo che la velocità di strisciamento, cioè quella relativa al punto di contatto delle primitive, in particolare in corrispondenza del centro di istantanea rotazione P con 0, deve essere uguale a 0 se tale punto è proprio P con 0. Quindi questa velocità di strisciamento possiamo indicarla come la velocità di P con 0 appartenente a 1 meno la velocità di P con 0 appartenente a 2, se poi immaginiamo anche di materializzare appunto le circonferenze primitive come se fossero dei profili coniugati. Allora, questa, come detto, deve essere uguale a 0 proprio perché P con 0 è polo delle velocità, è centro di istantanea rotazione. Ma come vedete, se questa è uguale a 0, naturalmente la Vp0 appartenente a 1 sarà uguale alla Vp0 appartenente a 2, ma questa le posso sviluppare in forma vettoriale, quindi ho omega 1 vettor o 1 P con 0 che sarà uguale a omega 2 vettor o 2 P con 0. Ok? Tutto questo deriva dal fatto che P con 0 è il centro di istantanea rotazione, ok? E che pertanto la velocità relativa uguale a 0. Se questa la vado a scrivere in forma scalare, poiché stiamo in un moto piano, dove omega 1 e omega 2 sono vettori perpendicolari al piano stesso, viene fuori la seguente relazione, cioè omega 1 R1 sarà uguale a omega 2 R2, perché O1 P con 0 sarebbe O1, R1 scusate, e O2 P con 0 sarebbe R2. Ancora da questa ricaviamo cosa? Che tau è uguale a omega 1 su omega 2, ma che pertanto è uguale a R2 diviso R1. Quindi abbiamo posto in relazione la posizione del centro di istantanea rotazione del moto relativo con il rapporto di trasmissione, che è un dato del problema. Ok? Benissimo. Allora,
se noi andiamo a ripescare questa relazione che abbiamo scritto prima, di carattere geometrico, che chiama in causa l'interasse, che è un dato del problema, e andiamo ad utilizzare quest'altra equazione, che è il rapporto di trasmissione esplicitato in funzione della posizione di P con 0, va bene? E noi abbiamo due equazioni, due incognite, che possiamo ricavare numericamente R1 ed R2. Okay? E quindi localizzare la posizione di P con 0 che abbiamo già detto essere lungo questa linea nel rispetto del teorema di Aaron-Kennedy. Va bene? Allora, il discorso è abbastanza semplice, perché da qui posso dire che R2 sarebbe uguale a tau R1, che poi posso sostituire qui, e quindi ho che I è uguale a R1 più tau R1, cioè uguale a R1 1 più tau, e da questa ricavo subito R1 che è uguale al rapporto dell'interasse con 1 più tau. Ok? In maniera analoga scrivo anche l'R2 che è uguale a tau per R1, quindi qui abbiamo I tau diviso 1 più tau. Ok? Questo è il risultato. Quindi partendo da quei dati del problema, nel momento in cui conosco numericamente il rapporto di trasmissione e l'interasse, io posso calcolare R1 ed R2. Ok? Ma R1 che cos'è? 1 P con 0, R2 o 2 P con 0. Giusto? Benissimo. Quindi io avrò una certa posizione qui di P con 0. Va bene? Quindi questo è P con 0. Nel rispetto di Aaron-Kennedy è allineato con gli altri due centri. Ok? E inoltre la sua posizione rispetto ad O1 è dato da R1, la sua posizione rispetto a O2 è dato da R2. Va bene? Quindi dal punto di vista cinematico abbiamo ottenuto questo risultato a partire ovviamente dai dati del problema, immaginando di avere un esempio applicativo di questo tipo. Bene, allora a questo punto dobbiamo fare delle osservazioni. Le osservazioni sono le seguenti: come vedete R1 e R2 sono funzioni di I, che è l'interasse, e quindi naturalmente lo immaginiamo costante, no? Perché se non si spostano gli alberi, naturalmente è costante. E poi abbiamo i rapporti di trasmissione. Beh, i rapporti di trasmissione dobbiamo metterci d'accordo, nel senso che sicuramente nella stragrande maggioranza dei casi applicativi tau è costante, cioè è uguale a un numero, tau costante. Se tau è costante, R1 e R2 sono costanti, e quindi di conseguenza la posizione di P con 0 rispetto al sistema fisso è costante. Ok? Se viceversa questo tau fosse variabile, perché noi vogliamo un rapporto di trasmissione variabile, noi potremmo anche avere l'esigenza di tenere fissa la velocità angolare della ruota motrice e ottenere una velocità angolare della ruota condotta variabile secondo una certa funzione, e di conseguenza naturalmente questo tau è variabile, diventa una funzione. Se questa è una funzione, siccome R1 e R2 dipendono da tau, anche R1 e R2 sono variabili, ovviamente sono variabili sempre nel rispetto del teorema di Aaron-Kennedy, quindi vuol dire che questo punto P con 0 si muove lungo questa linea sopra e sotto. Ok? È una situazione un po' particolare, che però trova diverse applicazioni pratiche e fa riferimento a quelle che si chiamano le ruote non circolari. Ok? Per ruote non circolari ce ne sono di esempi di diverso tipo, soprattutto le ruote ellittiche, le ruote logaritmiche, le ruote ellittiche multilobi e altri esempi. Fatta questa osservazione, noi ci muoveremo da questo momento in poi soltanto nella situazione in cui questo tau è costante, che dal punto di vista delle applicazioni industriali è sicuramente il caso più diffuso. Va bene? Allora, detto questo, vuol dire che P con 0 rispetto al telaio, quindi rispetto al sistema fisso, non si muove, rimane fisso sempre lì P con 0, ma la ruota 1 gira con questa velocità angolare intorno ad O con 1, la ruota 2 ruota anch'essa
con una velocità angolare omega con 2 rispetto ad o con 2, ma p con 0 rispetto al telaio rimane fisso, ok? Quindi rimane fisso rispetto al telaio, ma si muove rispetto ai sistemi mobili, ok? Perché se io vado a considerare un piano che è solidale alla ruota motrice, e quindi un piano mobile, immaginate questo piano mobile che ha il centro qui, P con 0 rimane fisso rispetto al telaio, cioè rispetto alla lavagna in questo caso, ma quando questo piano sta girando, naturalmente questo punto rispetto al foglio chiaramente si muove, ma siccome la distanza di P con 0 rispetto ad O con 1 è costante, perché R1 dipende da tau che abbiamo ipotizzato essere costante, questo punto che cosa traccia rispetto al foglio, quindi rispetto al piano mobile? Lo metto qui, P con 0 sta qui, questo si sposta, P con 0 rispetto al foglio traccia una circonferenza, ok? Traccia una circonferenza di centro O con 1 e di raggio R1 che vado a tracciare, ok? Questa circonferenza ha un significato dal punto di vista cinematico, perché sarebbe la traiettoria polare del moto relativo, ok? Che nel caso delle ruote dentate viene denominata circonferenza primitiva, ok? Questo discorso può essere ripetuto allo stesso modo per la ruota 2 è corpo rigido naturalmente, lo ipotizziamo tale, e quindi avremo naturalmente un altro piano mobile che è solidale alla ruota 2 che ruota intorno ad O con 2, ma P con 0 rispetto al sistema fisso è sempre fisso, quindi vale esattamente lo stesso discorso per la ruota 2. Quindi P con 0 rispetto al piano mobile solidale 1 traccia questa circonferenza, rispetto al piano mobile solidale alla ruota 2 traccia un'altra circonferenza di raggio R2 e centro O con 2, che vado anch'essa a rappresentare. Ok? Queste due circonferenze sono ovviamente tangenti in P con 0, dove P con 0, vi ricordo ancora, essere il centro di istantanea rotazione nel moto relativo, ma in quanto tale la velocità di strisciamento al contatto è uguale a 0, va bene? Ecco, e allora da qui vengono fuori ancora altre considerazioni, perché se io vado a prendere la velocità, come ho già scritto peraltro, la velocità del punto P con 0 ritenuto appartenente a 1, questa può essere espressa così, cioè come omega 1, 1 P con 0, perché? Perché è un moto rigido puramente rotatorio intorno ad O con 1, ok? Quindi posso calcolare questa velocità che naturalmente è perpendicolare alla congiungente al centro di rotazione, come ben sappiamo, ed il cui modulo è dato semplicemente da omega 1 R1. Posso quindi tracciare anche un diagramma delle velocità, che è un diagramma lineare, come ben sappiamo, e questo è il diagramma delle velocità che fa riferimento alla ruota 1, cioè alla ruota motrice. Va bene? Bene, ma noi abbiamo anche detto che la velocità di 0 ritenuta appartenente a 2, cioè alla ruota condotta, può essere anch'essa espressa in questo modo, cioè come omega 2 o 2 pi con 0, cioè come omega 2 r2, e questa è uguale alla precedente, perché? Perché la differenza deve essere uguale a 0, giusto? Perché deve essere uguale a 0 la velocità di strisciamento, in quanto polo nel moto relativo. Quindi questo stesso vettore velocità, questa è la V di P con 0 appartenente a 1, ma è anche la V di P con 0 appartenente a 2, sono uguali, in modo che se faccio la differenza viene 0. Di conseguenza posso congiungere questo punto con il centro O con 2 e ottengo quest'altro diagramma delle velocità che fa riferimento alla ruota condotta 2. Va bene? Ok, quindi abbiamo visualizzato con questo, con questi diagrammi delle velocità, la condizione di puro rotolamento tra le circonferenze primitive, ok? Che peraltro abbiamo già imposto qui, ok?
Quindi noi possiamo naturalmente andare a calcolare anche la omega 2 a questo punto, ok? Perché la omega 2 è semplicemente uguale da questa relazione a omega 1 diviso tau. Quindi se, per come abbiamo rappresentato, tau è maggiore di 1, perché solitamente noi effettuiamo una riduzione di velocità ed un aumento di coppia, solitamente, possiamo anche avere dei moltiplicatori di velocità, ma questo è un po' più raro, tau è maggiore di 1. Se tau è maggiore di 1, naturalmente la omega 2 è più piccola della omega 1 e quindi sto effettuando una riduzione di velocità. Ok? Quindi abbiamo calcolato numericamente anche la omega 2. Ok? Bene, allora a questo punto dobbiamo metterci d'accordo in questo senso, che noi possiamo anche ignorare per il momento la presenza dei denti, no? Perché i denti comunque rappresentano una complicazione di questo meccanismo. E allora io potrei pensare di sagomare, diciamo, le ruote esattamente secondo le circonferenze primitive, cioè queste circonferenze primitive che hanno un significato cinematico perché, come vi ho detto, rappresentano le traiettorie polari nel modo relativo, cioè le traiettorie descritte da pi con zero rispettivamente sul piano mobile 1 e sul piano mobile 2, le materializziamo con due dischi a contatto, va bene? E quindi operiamo una trasmissione del moto. Allora qui vedete rappresentato il discorso dal punto di vista cinematico, ma questo non è sufficiente perché dobbiamo chiamare in causa anche le forze, ok? Quindi dobbiamo effettuare anche un'analisi dinamica. Come vedete ci siamo preparati il terreno, no? Perché con riferimento a un caso pratico noi prendiamo questi dati di targa del motore, dalla potenza noi possiamo risalire naturalmente alla coppia motrice, quindi la coppia motrice è un altro dato del problema. Ovviamente la coppia motrice è concorde con la velocità angolare, quindi noi abbiamo una coppia motrice qui applicata. Questo è il dato dinamico che ricaviamo per il tramite della conoscenza della potenza meccanica che vogliamo trasmettere con un dato rapporto di trasmissione. Va bene? Allora, se noi facciamo riferimento a queste ruote di frizione, così si chiamano in questo caso, ecco, andiamo a fare l'analisi dinamica e vediamo un po' che considerazioni vengono fuori. Allora, se noi vogliamo che questi due dischi, i cui raggi corrispondono esattamente ai raggi delle circonferenze primitive, trasmettino questa potenza meccanica con rendimento unitario, quindi senza strisciamento, che è il caso ideale, e quindi nel rispetto anche della cinematica, perché se questo è il centro di istantanea rotazione, qui lo strisciamento deve essere uguale a zero. Se poi nella pratica si verifica strisciamento, vorrà dire che P con zero non sta lì, ma sta da qualche altra parte. Ok? Bene. Ok. E allora, quali sono le forze scambiate al contatto? Le forze scambiate al contatto sono sicuramente, diciamo, abbiamo una componente tangenziale di attrito che sarà la forza responsabile della trasmissione di potenza, ma la forza tangenziale di attrito è associata a una componente normale. Se non ho una componente normale non riesco ad avere neanche quella tangenziale, quindi è chiaro che io devo avere un certo forzamento di queste due ruote, cioè le devo stringere l'una sull'altra in modo tale che al contatto si abbia una componente normale che a sua volta genera, per il tramite di un coefficiente di attrito e della scabrezza al contatto, una componente tangenziale. È inevitabile, ok? Altrimenti non riusciamo a trasmettere potenza. Ok, quindi qui andiamo a schematizzare una componente normale, che la indico come N2,1, che quindi sarebbe la
componente normale che la ruota 2 esplica sulla ruota 1 al contatto. Va bene? Naturalmente qui stiamo trascurando, visto che ne abbiamo parlato in altre occasioni, l'attrito volvente, no? Quindi qui ipotizziamo che siano perfettamente rigidi o perfettamente elastici, altrimenti qui ovviamente al contatto dovrei avere un'eccentricità della componente normale. Ma per il momento non ci complichiamo troppo la vita, e qui abbiamo poi una componente tangenziale, va bene? Una componente tangenziale che è la T2-1. Queste due componenti possono essere combinate tra loro dal punto di vista vettoriale e generare una risultante delle forze al contatto che è questa, va bene? Quindi questa è la nostra R2-1 come somma vettoriale di N2-1 T2-1. Per il principio di azione e reazione, chiaramente gli effetti di 1 su 2 sono uguali e contrari, va bene? Sono uguali e contrari, e quindi abbiamo quest'altra forza, quest'altra componente, ma soprattutto abbiamo la stessa risultante, va bene? E questo è quello che otteniamo. Questa è la R di 1 su 2 totale, questa è la componente normale di 1 su 2 e ancora questa è la componente tangenziale di 1 su 2. Se andiamo ad isolare il corpo 1 e il corpo 2, naturalmente per completezza qui ho delle forze, naturalmente, no? Perché questa è la ruota motrice che è calettata naturalmente su un albero, che è l'albero motore, e ovviamente se io vado a spingere di qua l'albero motore mi deve dare una forza che va a equilibrare, perché sennò si sposta tutto ovviamente. Quindi per completezza vado a rappresentare anche le reazioni vincolari, seppure in questo momento non ci interessano. Quindi qui abbiamo una R1Y per dire che è secondo la verticale, e poi abbiamo quest'altra componente orizzontale che è la R1X, va bene? Per quanto riguarda la ruota 1. Analogamente per la ruota 2 su quest'altro albero ho una reazione che è la R2Y, e poi ho quest'altra, quindi questa sarebbe la T1-2, quindi qui ho quest'altra forza tangenziale che è la R2X. Ok? Ecco, che cos'è che manca sulla ruota 2 nel censimento delle forze? Naturalmente la coppia resistente. Una coppia resistente che poi è uguale e contraria alla coppia utile, che è quella che viene trasmessa a valle del sistema di trasmissione, no? Perché a valle ci sarà qualcosa, no? Un nastro trasportatore, una pompa, un compressore, un tamburo di un apparecchio di sollevamento, cioè un utilizzatore in generale, ok? Che naturalmente sempre per l'azione e reazione mi dà una coppia contraria, che è una coppia resistente. La coppia resistente si oppone alla omega 2 e ce l'abbiamo qui, ok? Quindi questa è la schematizzazione per l'analisi delle forze in condizioni a regime, quindi a velocità costante. Questo è il motivo per cui non riportiamo le forze inerzia, quindi non stiamo in una situazione transitoria, bensì in una situazione di velocità costante. Velocità costante vuol dire accelerazione angolare uguale a zero, cioè coppia di inerzia uguale a zero. Va bene? Ok, e allora possiamo ora, dopo aver fatto come di consueto in questi casi il censimento delle forze, andare a scrivere delle equazioni di equilibrio. Va bene? Come al solito, per ogni corpo rigido nel piano possiamo scrivere
tre equazioni scalari indipendenti che corrispondono rispettivamente all'equilibrio della traslazione verticale e orizzontale e alla rotazione intorno a un asse perpendicolare al piano stesso. Ok, come detto prima, per completezza ho riportato anche le reazioni vincolari, in questo momento non ci interessano, quindi in realtà l'equazione di equilibrio più importante è quella alla rotazione. Quindi per la ruota 1 posso scrivere che la coppia motrice sarà uguale alla T 2 1 moltiplicato R1, cioè il raggio primitivo R1, e per la ruota 2 analogamente posso scrivere che la C con R sarà uguale alla, lascio ancora questa simbologia, cioè T1 2 per R2. Ok? Allora dalla prima noi conosciamo C con M perché l'abbiamo ricavata dalla potenza meccanica, conosciamo R1 perché l'abbiamo ricavata, eccola qui, da considerazioni di carattere cinematico, quindi da qui io posso ricavare la forza tangenziale, quindi la T21 sarà uguale ad una C con M diviso R1 e ho ricavato la forza tangenziale. Va bene? Oh, evidentemente dal punto di vista dinamico noi qui dobbiamo avere anche un'altra informazione che sarebbe una sorta di forzamento come vi ho accennato prima, ok? Cioè qual è la forza di accoppiamento? Perché se io stringo di più o di meno naturalmente mi varia la n, ok? E la n è in qualche modo legata anche alla t, quindi questo è un dato importante. Per esempio possiamo immaginare di mettere qui una molla in precarico che collega questo punto a questo punto nel caso delle ruote di frizione, in modo tale che questo determina questo forzamento. Va bene? Allora, morale della favola che come vedete qui viene fuori un certo angolo e naturalmente dal punto di vista dinamico noi dobbiamo imporre o verificare la condizione di puro arrotolamento, perché noi dal punto di vista cinematico abbiamo dato per scontato che il contatto sia di puro arrotolamento e che P con 0 coincide effettivamente con il punto di contatto delle ruote di frizione. Ok? Ma lo dobbiamo verificare, no? Come abbiamo fatto, vi ricordate, nel caso della ruota motrice, la ruota trainata. Oh. Allora, noi conosciamo naturalmente i coefficienti di attrito, quindi conosciamo il coefficiente di attrito di strisciamento e quello di aderenza. In particolare, siccome noi qui vogliamo un contatto di puro arrotolamento, ci interessa quello di aderenza, cioè quello massimo. Va bene? Ok, allora noi dobbiamo verificare quanto segue, cioè che T21 diviso N21 è uguale alla tangente di questo angolo generico, ve lo indico alfa, generico nel senso che non dipende direttamente dai coefficienti di attrito, ma che dipende dal forzamento e della potenza che andiamo a trasmettere. Qui ho questo valore, un certo angolo alfa, va bene? Che dipende dall'applicazione. Beh, ovviamente questo qui deve essere tale da risultare inferiore all'angolo di aderenza, ok? Perché noi qui, come ricorderete, abbiamo un cono di attrito statico. Quindi immaginiamo che questo contatto di puro rotolamento sia rispettato, ecco, qualitativamente, anche se qui il disegno è piano, immagino qui di rappresentare il cono in tre dimensioni e questo è il cono di attrito statico. Come vedete ho fatto in modo che alfa sia inferiore di questo angolo che viceversa è un angolo caratteristico che sarebbe phi con A, cioè l'angolo di aderenza. Va bene? Quindi affinché sia verificata la condizione di puro arrotolamento, qui dobbiamo avere che questo deve essere minore o uguale di F con A, dove F con A sarebbe la tangente di F con A, giusto? Questa è la condizione che deve essere rispettata per avere un risultato congruente con quanto detto dal punto di vista cinematico.
Se questa non è rispettata, vuol dire che ho strisciamento. Vuol dire che ho strisciamento, e se ho strisciamento vuol dire che queste due velocità, questa e questa, sono diverse. Se sono diverse tra loro, la loro differenza mi dà una velocità di strisciamento e quindi di conseguenza pi con zero si trova spostato e non si trova a coincidere con il punto di contatto. Va bene? Cioè potrebbe accadere una cosa di questo genere nel caso delle ruote di frizione. Questa è sempre la stessa velocità, immaginando qui di avere omega 1, questo è R1, questo è R2, quindi è la stessa velocità motrice, perché questa è la velocità di quel punto appartenente alla ruota 1, se omega 1 è lo stesso, R1 è lo stesso, naturalmente anche quella sarà uguale. Il problema qual è? Riuscire a trasmettere tutta questa alla ruota condotta. Allora, se ci riesco vuol dire che ci sono delle condizioni di puro rotolamento, e quindi sarebbe il caso precedente. Viceversa, puro strisciamento vorrebbe dire che questa non si muove proprio, ma il caso più frequente dal punto di vista pratico è naturalmente che si può verificare dello strisciamento. Quindi vuol dire che questa velocità periferica la trasmetto solo in parte, ma non tutta, va bene? Se la trasmetto solo in parte, vorrà dire che il diagramma delle velocità si modifica, non so, qualitativamente in questo modo, ok? Vedete, la velocità al punto di contatto per la ruota 2 è inferiore della velocità dello stesso punto ritenuta appartenente alla ruota 1, ok? Quindi può verificarsi una situazione del genere. La differenza di queste due mi dà una velocità di strisciamento, ok? In quale punto quindi ho il centro di istantanea rotazione? Nel punto nel quale la velocità di strisciamento va a zero, ok? Se non è questo, sarà da un'altra parte, ma un'altra parte dove? Sempre secondo questo allineamento, perché il teorema di Arnold-Kennedy deve essere sempre rispettato, quindi vorrà dire che va sopra o sotto, come nel caso, vi ricordate, della ruota, no? Della ruota su rotaia, per esempio. Io posso avere uno strisciamento in avanti o all'indietro a secondo se è motrice o trainata, ma comunque sia P con zero o sale o scende, ma sempre comunque sulla retta di allineamento nel rispetto di Arnold-Kennedy. Qui è la stessa cosa, tanto è vero che se io vado a prolungare questo diagramma, che comunque è lineare della velocità 2, arrivo ad una situazione in cui le due velocità sono uguali, che sarebbe questo punto qui. Quindi per questo punto, ma lo devo sempre vedere per quanto detto prima su questa retta, quindi questo è O1, questo è O2, questo non è più P con 0 ma è il punto P, cioè il punto di contatto, che però non coincide con P con 0, va bene? Se vado a vedere questo punto qui, come vedete, in questo caso le due velocità di questo punto, ritenuto appartenente a 1, ritenuto appartenente a 2, sono uguali. Se sono uguali, la loro differenza è 0, se è 0 questo è centro di istantanea rotazione, cioè il piccolo 0. Va bene? Ok? E quindi questo diventa il polo delle velocità relative in presenza di strisciamento. È naturale che se ora qui andassi a rappresentare le traiettorie polari nel moto relativo, se queste condizioni di strisciamento permangono nel tempo, cioè se la velocità di strisciamento, cioè la differenza tra queste due, è costante nel tempo, la posizione di P con zero è costante nel tempo rispetto al sistema fisso. Come accadeva prima? Qual è l'unica differenza? Che P con zero non coincide col punto di contatto delle ruote di frizione. Quindi vorrà dire che ho delle circonferenze primitive che sono distinte da quelle effettive. Ok?
che hanno importanza cinematica, ma che non coincidono con i profili coniugali, cioè con i profili effettivamente a contatto. Andiamo a rappresentarla, quindi avrò naturalmente una circonferenza di questo tipo, che è sempre di centro 1, e un'altra circonferenza che è sempre di centro 2, l'unica differenza è che ho dei raggi diversi. Quindi avrò un R1' e avrò un R2'. Quindi qui ho contatto di puro rotolamento, ma sui profili effettivi no, perché c'è strisciamento. Ecco, questo è quello che riguarda le ruote di frizione. Quindi, come vedete, diciamo che ci abbiamo provato in qualche modo a trasmettere potenza per il tramite delle ruote di frizione, che comunque trovano applicazioni anche pratiche importanti, insomma, di vario tipo. Basti pensare per esempio ai variatori continui di velocità meccanici. Ciò non toglie che se noi vogliamo trasmettere una notevole potenza siamo abbastanza limitati, perché il limite qual è? È questo, questo è il limite. Cioè, io se vado oltre il coefficiente di aderenza, esco fuori dal cono di attrito statico, si verifica strisciamento e quindi non trasmetto potenza, ok? Oltretutto le forze di attrito compiono lavoro e quindi questo genera una potenza dissipata per attrito, quindi anche il rendimento si abbassa naturalmente, perché una parte di quella potenza meccanica viene trasformata per il tramite degli effetti degli attrito in potenza termica, ok? Bene, tutte queste considerazioni ci portano diciamo ad intuire per il momento il vantaggio dell'utilizzo dei denti, ok? E allora mi risposto un attimo di qua e con riferimento a questo schema generale aggiungiamo delle considerazioni ancora di carattere generale, intuitive, e poi naturalmente diamo corpo a queste considerazioni che sto per fare. Allora, come vi dicevo, siamo limitati in questo caso nella trasmissione della potenza. Immaginate applicazioni importanti, no? Cioè, non so, per esempio nel campo navale, nel campo aeronautico, no? Nelle presse meccaniche, insomma, in macchinari di una certa importanza, i frantoi per le pietre o cose di questo genere, insomma, le potenze in gioco sono molto alte, no? Quindi, insomma, non è che ci possiamo tanto fidare soltanto della teoria. E allora mettiamo dei denti. Beh, è abbastanza intuitivo capire questo. Ti disegno qualitativamente così, anche se il discorso è molto più complicato. Questo però è intuitivo. Mettiamo dei denti, ok? Bene. Ecco, non a caso io ho disegnato qualitativamente questi denti a cavallo delle circonferenze primitive. Ecco, perché è preferibile comunque stare a cavallo delle circonferenze primitive? Perché le circonferenze primitive rappresentano per noi comunque un riferimento dal punto di vista cinematico, perché il caso ideale, il rapporto di trasmissione viene determinato dalle circonferenze primitive in quanto traiettorie polari nel moto relativo. Ho un contatto di puro rotolamento e quindi non perdo nulla, rendimento unitario, no? Trascurando altri effetti dissipativi, ma insomma, diciamo sicuramente il valore massimo del rendimento, perché al contatto non perdo nulla dal punto di vista energetico, e quindi questa cosa mi piace, però, no? Ci abbiamo provato, abbiamo visto che poi questo ha naturalmente dei limiti, fermo restando che quel limite può essere incrementato, ma devo aumentare il forzamento. Se aumento il forzamento, aumento i carichi radiali sugli alberi, ma gli alberi da chi sono sostenuti? Dai cuscinetti, e quindi aumento il carico sul cuscinetto, e quindi è tutto un discorso conseguenziale. Bene, allora vi dicevo, ci conviene rimanere vicini alle circonferenze primitive, perché il campo delle velocità di strisciamento, quindi il campo delle velocità relative, fa riferimento a chi? A P con zero, perché P con zero è il centro di istantanea rotazione del moto relativo, per cui tutto il campo vettoriale delle velocità relative, cioè di quelle di strisciamento,
fa riferimento a pico zero. Quindi più stiamo vicino a pico zero e minore sono le velocità di strisciamento. Questo incominciamo già a capire. Minori sono le velocità di strisciamento, minore l'usura, no? E quindi aumenta la durata delle ruote dentate, eccetera, eccetera. Va bene? Ok, allora, fatte queste considerazioni di carattere generale, passiamo ora a vedere che forma devono avere questi denti, che non è cosa semplice. Naturalmente cercheremo di arrivare al risultato nella maniera più rapida, ulteriori approfondimenti saranno visti per i meccanici sulla magistrale, ma veniamo a noi. Allora, innanzitutto quei profili che ho rappresentato in maniera così generica nello schema precedente devono rispettare delle condizioni cinematiche, cioè l'accoppiamento cinematico deve essere corretto. Che vuol dire corretto? Vuol dire che questi profili devono essere coniugati. Ho già usato questa parola prima, ma ora ne diamo una spiegazione più appropriata. Ok? Bene, allora, detto in maniera semplice, i profili sono coniugati, e questo fa riferimento a qualsiasi meccanismo con coppie superiori, le ruote dentate sono un esempio importante di meccanismi con coppie superiori, dove il contatto è localizzato, va bene? Qui ci troviamo in una situazione di contatto erziano dal punto di vista della sollecitazione, va bene? Tanto è vero che una delle sollecitazioni più importanti è proprio questa, la teoria di Hertz che abbiamo introdotto a proposito dei cuscinetti, viene naturalmente applicata anche al caso delle ruote dentate, quindi al dimensionamento delle ruote dentate, proprio perché abbiamo degli sforzi localizzati su delle aree molto piccole. Ok. L'accoppiamento cinematico deve essere corretto. Che cosa vuol dire questo? Andiamo a vedere. Allora, se noi immaginiamo di avere genericamente il profilo 1 ed il profilo 2, quindi questo è il profilo 1, che è collegato al corpo rigido 1 e si muove in generico modo piano, no? In un certo modo piano, che può essere anche rototraslatorio, va bene? Questo è il profilo 2, che è solidale ad un altro corpo, che è il corpo 2. Ecco, durante questo movimento di 1 e di 2, questi due profili devono rimanere a contatto. Perché? Perché trasmettono forza e trasmettono movimento. Ok? Allora, prima di tutto, dal punto di vista geometrico, questi due profili devono avere la stessa tangente. La stessa tangente al punto di contatto vuol dire anche, in maniera diversa, la stessa normale nel punto di contatto. Va bene? Quindi questo è il punto di contatto B. Questo punto P lo posso ritenere appartenente al corpo 1, che si muove, come dicevo prima, in un certo modo piano, ma lo posso ritenere appartenente anche al corpo 2, ovviamente. Giusto? Allora, immaginiamo che il vettore velocità di P appartenente a 1, non so, sia questo. Ok? In completa generalità. Quindi questa è la velocità di P1, in questo punto ritenuto appartenente a 1, va bene? In maniera analoga, la velocità dello stesso punto ritenuto appartenente a 2 può essere assegnata come? Anche se ci mettiamo nella situazione più generale, noi vogliamo comunque fare riferimento a dei profili coniugati. I profili sono coniugati, ve lo dico a parole, quando praticamente rimangono a contatto, quindi non si verificano distacchi, ma non si verificano neanche compenetrazioni. Quindi dobbiamo evitare queste due cose, ok? Che si distacchino tra di loro, oppure che si accavallino in qualche modo, insomma, no? Che vadano in sovrapposizione, con compenetrazione. Va bene? Ecco, però questo come lo esprimiamo?
dal punto di vista cinematico? È abbastanza semplice, perché se io vado a considerare, diciamo, la componente VP1 sulla normale, io ho questa velocità, quindi questa sarebbe la VP1 sulla normale, giusto? Sulla normale, nel punto di contatto, hai due profili. Quindi la velocità di P appartenente a 2 può essere qualsiasi purché abbia la stessa componente sulla normale, altrimenti i profili non sono più coniugati, va bene? Quindi quanto vi ho detto prima a parole, diciamo, prende corpo in questo senso. Quindi io posso, per esempio, rappresentare qui questa velocità e dire che questa è la velocità di P appartenente a 2, va bene? E i profili sono coniugati. Sono coniugati perché entrambe presentano la stessa componente sulla normale. Tant'è vero che se presentano la stessa componente sulla normale, vuol dire che si muovono in quella direzione con la stessa velocità, quindi non si staccano perché stanno sulla stessa velocità, e neanche si verifica compenetrazione. Ok? Un discorso forse è molto semplice e intuitivo. Se voi considerate, diciamo, due veicoli, no? Due veicoli che procedono attaccati tra di loro in questo modo, e naturalmente devono rimanere a contatto e quindi non si devono staccare, e nello stesso tempo non si devono verificare urti, cioè deve soltanto spingere in questa direzione, va bene? Questo si verifica solo quando? Quando tutte e due vanno alla stessa velocità, perché se questo che sta avanti va ad una velocità V con 2 che è maggiore di V con 1, e questa è la V con 1, evidentemente si stacca. Se la velocità V con 2 fosse minore della V con 1, chiaramente si verifica compenetrazione, cioè urto. Ok? Questo è esattamente quanto accade nella direzione normale, ok? Nella direzione normale è chiaro che queste due velocità possono presentare, in generale presentano, una componente tangenziale. Quella componente tangenziale, che sarebbe la differenza delle due, è proprio la velocità di strisciamento, che in generale è diversa da zero. Ok? Infatti posso scrivere che la velocità di strisciamento, per esempio, è la VP1 o l'altra, cambiano soltanto di segno, meno la VP2, cioè in sostanza la differenza delle due. Quindi così scritta sarebbe che la VP1 è uguale alla VP2 più la velocità di strisciamento. Quindi se faccio riferimento a questa scrittura, la velocità di strisciamento sarebbe questa, ok? Che però assume maggiore significato fisico se la riporto sul piano tangente, cosa che posso fare facilmente in questo modo, va bene? Questa velocità di strisciamento che deriva da questo diagramma polare che rappresenta la soluzione di questa equazione vettoriale sarebbe questa qui. Ok? Che la vedo proprio sul piano tangente, uguale a quella naturalmente, questa è la VS. Quindi queste due velocità hanno la stessa componente sulla normale, ma presentano una differenza, e quella differenza, avendo la stessa componente sulla normale, è sicuramente sul piano tangente, cioè rappresenta soltanto una velocità di strisciamento. Quindi i profili coniugati garantiscono il contatto senza compenetrazione, ma in generale presentano strisciamento. Ok? Questo per quanto riguarda i profili coniugati. Ok? Quindi questi generici profili di queste ruote dentate non so ancora quali siano, ma sicuramente devono essere concepiti in modo tale che siano coniugati,
perché solo se sono coniugati l'accoppiamento cinematico è corretto, senza distacchi e compenetrazioni, altrimenti non funziona o non funziona bene, ok? Perché si verificano degli urti e delle sollecitazioni indesiderate. Allora, il problema della generazione e della sintesi dei profili coniugati è un problema in generale abbastanza complesso. Allora noi puntiamo dritto in questo corso a quello che è il risultato che poi diciamo troviamo nelle applicazioni pratiche. Quindi facciamo subito riferimento alle ruote dentate con profilo ad evolvente. Ok? Con profilo ad evolvente, in particolare ad evolvente di circonferenza. Allora, il concetto di evolvente ed evoluta è un concetto che viene dalla geometria, quindi è un concetto generale che io vi voglio semplicemente accennare e poi passiamo subito al considerare come si può tracciare l'evolvente di una circonferenza, che è quella che ci interessa per questa applicazione. Allora, se noi prendiamo una curva del piano, la indichiamo con gamma, una curva diciamo smooth, quindi continua senza cuspidi particolari, bene, noi possiamo generare l'evolvente, la curva evolvente di questa, semplicemente andando a considerare una retta tangente, un punto tracciante su questa retta, solitamente è conveniente prenderlo sulla retta stessa, va bene, e considerare il puro arrotolamento di questa retta su questa curva, va bene? Allora, se questa curva la considero, la materializzo e la considero come un profilo fisso di un corpo rigido, immaginate che questa sia una sorta di tavoletta, quindi anche questo è un corpo rigido, se io questa tavoletta, diciamo così, la materializzo come un corpo rigido, la faccio rotolare senza strisciare su questo corpo di profilo gamma, il punto tracciante, che può essere per esempio questo, immaginate di mettere un pennino qui, mentre eseguo questo moto di puro arrotolamento, questo pennino traccia una traiettoria, cioè una curva. Questa curva qualitativamente è di questo tipo. Ok? Bene, questa curva è la curva evolvente. Evolvente di chi? Evolvente della curva gamma. E la curva gamma diventa la sua evoluta. Ok? Quindi se prendiamo una curva di questo tipo e consideriamo il puro arrotolamento di una retta su di essa, posso generare una curva evolvente e la curva di partenza diventa la sua evoluta. Quali sono le caratteristiche, diciamo, geometriche, ma geometriche dal punto di vista della curvatura, quindi come geometria differenziale? Le caratteristiche importanti, ve le devo accennare perché poi ci interessano nelle ruote dentate, è che questo punto di contatto è centro di curvatura della curva evolvente in questo punto qui. Quindi se questo è il punto P, questo è omega di P, cioè è il centro di curvatura del punto P. Questo vale sempre, quindi l'evoluta che cos'è? In considerazione di questo aspetto, l'evoluta è anche il luogo dei centri di curvatura della curva evolvente. Perché se io mi metto in un'altra configurazione, che può essere per esempio questa, ok? Questo diventa il centro di curvatura, il centro di curvatura di quest'altro punto, indichiamolo con Q, per esempio, questo è omega di Q. Questo vale sempre in ogni posizione. Quindi ho la curva evoluta e la curva evolvente, dove l'evoluta è anche, ripeto, il luogo dei centri di curvatura della curva evolvente. Questo è un discorso di carattere generale.
Nel caso delle ruote dentate ci sono delle motivazioni importanti che hanno portato a scegliere come profilo l'evolvente di una circonferenza, quindi la curva gamma diventa una circonferenza. Ok? Bene. E allora andiamo a tracciare questa circonferenza per vedere come possiamo generare la curva evolvente di una circonferenza. Va bene? Traccio una circonferenza e proprio dal punto di vista geometrico vado a considerare una retta tangente a questa circonferenza che la ritengo fissa in questo ragionamento, va bene? Vado a dividere, diciamo, l'angolo giro, ma in questo caso, diciamo per semplicità, soltanto questo quarto di angolo giro in un certo numero di parti, va bene? Immaginiamo di dividerlo in questo modo, dovrebbero essere in parti uguali, quindi facciamo le parti uguali, il disegno viene chiaro. Allora, possiamo dividere per 2 e ancora per 2. Ecco, in questo modo siamo vicini alla ripartizione in parti uguali. Ok, indichiamo questo angolo con alfa, questo punto è 0, questo punto è 1, 2, 3 e 4. Ok? Ecco, sulla falsa riga di quanto fatto prima, qui abbiamo una retta che deve rotolare su una circonferenza, quindi la circonferenza prende il posto della curva gamma, cioè l'evoluta del profilo ad evolvente che noi vogliamo andare a generare. Allora cosa dobbiamo fare? Andiamo a rappresentare questa retta tangente alla circonferenza in 1, la retta tangente alla circonferenza in 2 e così via. Scegliamo come punto tracciante proprio questo punto qui. Però vado a calcolare questo arco, l'arco 0,1, se rho è il raggio di questa circonferenza, sarà naturalmente uguale a rho per alfa, giusto? L'arco 0,1, che è questo. Ecco, nella condizione di puro rotolamento, io ho che questo arco deve essere uguale a questo segmento 1', vale a dire che il punto 0 si è spostato in questa posizione e quindi l'arco che ho indicato in giallo deve essere uguale a questo segmento per la condizione di puro rotolamento. Va bene? Analogamente per il punto 2, io ho che l'arco 0,2 sarà uguale naturalmente a 2 volte rho per alfa, perché questo angolo è 2 volte alfa. Va bene? Questo deve essere uguale al segmento 2'. Questo mi consente di andare puntando per esempio il compasso in 2 con apertura 2', a tracciare quest'altro punto.
quest'altro punto delle rombente. Ci siete? E così via. Quindi posso qui scrivere anche 0,3. Tutto questo arco sarebbe 3 volte ρ per alfa, che deve essere uguale a 3 segmento. Devo disegnare quest'altra retta che deve essere tangente, quindi perpendicolare qui, e poi 3,3 mi darà quest'altra posizione. E così via. Andiamo ora a congiungere questi punti ed ottengo questa curva che è l'evolvente di questa circonferenza. Allora, questo punto è 3, questo punto è 2, questo punto è il primo indicato in numeri romani. Ok? Questa è proprio la costruzione geometrica dell'evolvente di una circonferenza. Va bene? E questo è il profilo che viene utilizzato per le ruote dotate appunto ad evolvente. Ok, allora a questo punto ritorniamo al problema generale che abbiamo impostato a proposito delle ruote di frizione. Mi sposto di qua e quindi abbiamo questa situazione. Questo è open 1, ripartiamo da dove? Dalla conoscenza delle circonferenze primitive, soltanto che anziché assumere le circonferenze primitive come profili coniugati, questa volta andiamo a considerare i denti disposti, come vedremo, a cavallo di queste circonferenze primitive. Quindi qui abbiamo R1, R2, quindi l'impostazione del problema è identica a quella precedente, stessi dati e così via, fino a questo punto. Ma a questo punto noi andiamo a considerare i denti, e in particolare i denti ad evolvente che sono sagomati secondo quelle curve. Bene, naturalmente dobbiamo disporre gli altri dati del problema, che vi riporto gradualmente qui, e passo dopo passo arriveremo a completare il disegno della coppia di ruote dentate ad evolvente. Ok? Allora, teta, angolo di pressione. L'angolo di pressione, la conoscenza dell'angolo di pressione, che vi dico subito, è normalmente pari a 20 gradi, è standardizzato, okay? Può anche essere diverso, ma è solitamente uguale a 20 gradi. Quando non vi viene data questa informazione, potete tranquillamente assumere questo punto. Dalla conoscenza dell'angolo di pressione, noi possiamo procedere con il disegno e andiamo a disegnare la retta d'azione o la linea di ingranamento. Sono due aspetti, rispettivamente dinamico per la trasmissione di forza e cinematico della stessa retta. La retta d'azione passa per P con 0. E guarda caso è inclinata rispetto alla tangente di teta, quindi la conoscenza di teta mi consente, ripeto, di tracciare questa retta. Ho riportato un angolo maggiore per ottenere un disegno più chiaro, 20 gradi come potete immaginare sarebbe più bassa, ma poi il disegno diventa meno chiaro. Ok? Bene, a questo punto dal centro 1 considero la sua proiezione su questa retta d'azione, va bene?
in questo modo, seguitemi bene, quindi calo, in altri termini, la perpendicolare da O1 alla retta d'azione, fino ad intersecarla in questo punto di importanza che lo indico con T1. Questo angolo è 90 gradi. In maniera analoga vado a considerare la proiezione di O con 2 sulla stessa retta d'azione, cioè calo da qui la perpendicolare, ed è quello che vado a fare. Questo punto è un altro punto di grande importanza, T con 2, questo angolo è 90 gradi. Ok? Ora andiamo a tracciare altre due circonferenze di interesse, in aggiunta a quelle primitive che sono queste. Queste altre due circonferenze sono note come circonferenze fondamentali o circonferenze basi. Hanno rispettivamente centro in 1 e raggio ρ1 e ρ2. Questa è la circonferenza base 1, questa è la circonferenza base 2. Ok? Queste circonferenze hanno rispettivamente raggi, come vi dicevo, ρ1 e ρ con 2. Ma se voi guardate bene, questo angolo è teta, questo angolo è teta. Quindi io posso ricavare numericamente ρ1 e ρ2 in questo modo. Quindi ρ1 è uguale a R1 coseno di teta, ρ2 è uguale a R2 coseno di teta. Quindi ancora una volta, tramite dell'angolo di pressione e la conoscenza dei raggi primitivi che abbiamo ricavato prima, ricavo i raggi delle circonferenze fondamentali. Ok? Che naturalmente sono tangenti alla retta d'azione. Vedete? T1 è il punto di tangenza della circonferenza fondamentale 1 e T2 è il punto di tangenza con la circonferenza fondamentale 2. Ok? Bene. A questo punto andiamo a scegliere un punto tracciante per tracciare la coppia di profili coniugati. I profili devono essere coniugati per avere un accoppiamento cinematico corretto, né distacchi né compenetrazioni. Ma abbiamo già scelto, saltando qualche passaggio, questo profilo. Ok? Quindi noi genereremo la coppia di profili coniugati ad evolvente. Questa è l'evolvente della circonferenza, quindi la forma dei profili sarà questa. Ok? Ora però lo andiamo a fare direttamente qui sopra. Il punto tracciante di quei profili ad evolvente lo scelgo sulla retta d'azione e in particolare vado a prendere in questo caso un punto interno al segmento T1-T2. Immaginiamo per esempio di scegliere questo punto qui, ok? Un punto sulla retta d'azione che è interno a T1 e T2 e lo prendiamo per maggiore generalità distinto da P con 0. Va bene? Quello è il nostro punto tracciante. Da questo momento in poi dobbiamo semplicemente replicare la costruzione che abbiamo fatto prima, cioè questa, lì sopra, due volte, perché dobbiamo generare i due profili, uno della ruota 1 e uno della ruota 2, o meglio, del dente della ruota 1 e del dente della ruota 2. Quindi, con riferimento alla circonferenza fondamentale 1 e alla retta d'azione, faccio rotolare questa retta, come se fosse un corpo rigido, sulla circonferenza gialla 1,
in questo modo, e questo punto, questa crocetta arancione, traccerà una traiettoria che è cosa? Una curva evolvente di questa circonferenza gialla, che diventa la sua evoluta. Va bene? Naturalmente non faccio quella costruzione qui sopra, altrimenti si complica troppo, vi disegno il profilo in modo qualitativo. Va bene? E abbiamo un profilo di questo tipo. Va bene? Questo è il profilo ad evolvente che è associato alla ruota 1. Allo stesso modo prendo questa retta, la faccio rotolare sulla circonferenza base, quella gialla, della ruota 2, e lo stesso punto tracciante traccerà un'altra curva evolvente che sarà coniugata alla precedente. Va bene? Anche qui in modo qualitativo la traccio in questo modo. Va bene? Allora vedete che i due profili sono sicuramente tangenti l'un l'altro, perché il punto tracciante è lo stesso. Ok? Sono due curve evolventi. Una è curva evolvente di questa circonferenza e l'altra è curva evolvente dell'altra circonferenza. Questi due profili sono coniugati. Ma perché sono coniugati? Lo vogliamo verificare, ok? Lo vogliamo verificare, è abbastanza semplice, perché proprio per come sono generati, la normale comune ai due profili nel punto di contatto, che sarebbe il punto tracciante, dove passa? Per P con 0, è conseguenziale, ok? Passa per P con 0 e passando per P con 0, qual è la velocità di strisciamento? La velocità di strisciamento sicuro è tangente, perché deve essere perpendicolare alla congiungente con P con 0, ma se è tangente, la differenza vuol dire che non c'è nessuna differenza sulla componente normale, e quindi sono coniugati. Per cui così facendo questi profili sono senz'altro coniugati tra loro. Va bene? Ok, ma noi vogliamo disegnare i denti, così abbiamo solo disegnato dei profili coniugati, uno associato alla ruota 1 e l'altro alla ruota 2. Per proseguire con il disegno dei denti, chiaramente dobbiamo dare un proporzionamento del singolo dente e utilizziamo quello che si chiama un proporzionamento modulare. Proporzionamento modulare perché fa riferimento ad un parametro caratteristico delle ruote dentate che è il modulo. Allora vediamo che cos'è il modulo. Allora, prima di tutto definiamo il passo. Il passo è uguale a 2pi greco r1 per la ruota 1 diviso il numero di denti z1 della ruota 1, ma il passo deve essere uguale naturalmente anche alla ruota 2, altrimenti non ingranerebbe tra loro. Quindi 2pi greco r2 z2, questo è il passo. Detto a parole, il passo cos'è? È l'arco di primitiva che intercorre tra un profilo e quello consecutivo per ciascuna ruota. Va bene? Oppure, se vogliamo vederlo in altro modo, se questo è il centro O della ruota generica e questo è un arco di primitiva, il passo sarà esattamente questo arco. Questo arco, e qui dovete immaginare, ora vi abbozzo qualitativamente dei denti di questa ruota, va bene? Questo arco tra gli assi di due denti consecutivi è il passo. Oppure, se volete, è la stessa cosa, possiamo fare riferimento a questo profilo e al profilo consecutivo.
questa distanza misurata sulla circonferenza primitiva è ancora uguale al passo, ovviamente, giusto? Ok, questo è il passo. Come può essere calcolato il passo? In realtà le formule le ho già scritte. È la circonferenza 2π greco r diviso cosa? Il numero di denti, perché dal numero di denti dipende questo spicchio, no? Quindi questo angolo, ok? Quindi questo è il legame tra il passo e il numero di denti. Bene, però noi abbiamo detto che facciamo riferimento ad un proporzionamento modulare, quindi fa riferimento a un modulo, quindi ad un altro parametro. Bene, il passo viene assunto essere pari a YM, dove M è il modulo. Quindi in realtà la differenza tra il modulo e il passo sta soltanto nel numero fisso π. Però fisicamente rappresenta sostanzialmente la stessa cosa, a meno di questa costante. E allora qualcuno potrebbe dire, ma perché se c'è la differenza solo di una costante? Beh, la motivazione è di carattere tecnico, di carattere pratico. Perché? Perché praticamente, siccome il passo è 2π greco r diviso z, quindi c'è di mezzo questo π greco, che è un numero a molte cifre decimali, come ben sapete, e ci dà abbastanza fastidio dal punto di vista pratico, no? Perché caratterizzare una ruota dentata e dire che ha un passo, non so, 5,3.557.000, sto inventando, naturalmente è poco pratico. Viceversa, se io dico che sto facendo riferimento a una ruota dentata di modulo 1, modulo 1 e 5, penso che ci capiamo meglio. Ok? Quindi la motivazione è molto semplice ed è quella che vi ho accennato. Quindi il parametro di riferimento del progetto è il modulo. Se io metto qui pi greco di mezzo, cosa viene fuori? Vengono subito fuori delle formule abbastanza semplici, perché posso esprimere il raggio primitivo R1, per esempio, come pi greco e pi greco si semplifica, questo è il punto, e quindi sarà uguale ad m z1 mezzi. R2 sarà uguale a che cosa? A m z2 mezzi. Questo è il legame tra raggi primitivi, modulo e numero di denti, va bene? E come vedete non c'è di mezzo pi greco. Se invece io avessi lasciato al posto del modulo il passo, mi portavo appresso questo coefficiente scomodo che è pi greco, tutto qua. Bene. Allora, introdotto il modulo, che è il parametro di progetto, in condizioni standard, quindi di profilo standard, non modificato, non corretto, possiamo fare riferimento ad un proporzionamento modulare del singolo dente. Ok? Allora, vi disegno qui un bel dente, bello grosso, così ci capiamo. Questo è il singolo dente. Allora, vedete, io vi ho tracciato volutamente questo arco di circonferenza con il colore giallo per sottolineare che questo è un arco di circonferenza base, quindi ho usato lo stesso colore che ho utilizzato in quel riferimento lì. Quindi questa è la circonferenza base. È molto importante, perché la circonferenza base definisce il limite inferiore del profilo devolvente. Cioè io non ho il profilo devolvente dentro la circonferenza base, perché se voi considerate il modo di puro arrotolamento di questa retta sulle rispettive circonferenze base, questo punto da qui in poi ha una cuspide, cioè risale dall'altra parte, ok? Quindi non va a finire mai sotto.
Quindi se io ho una porzione di dente che sta sotto la circonferenza base, questo profilo sicuro non è una curva evolvente, ok? Ma è un raccordo radiale verso il centro della rispettiva ruota, cioè rettilineo, ok? Chiaramente rettilineo, ma tangente, con la stessa tangente del punto di contatto. Ma io volevo ancora dire un'altra cosa, perché se questa è la circonferenza base che delimita nella parte inferiore il profilo, noi dobbiamo, come sempre, rappresentare la circonferenza primitiva. Qui le rappresento un arco in questo modo, ok? Quindi questa è la circonferenza primitiva e questa è la circonferenza base. Ci vede? Ok. Secondo il proporzionamento modulare noi assumiamo cosa? Forse è più comodo scriverlo qui, che la parte di dente che sporge superiormente rispetto alla circonferenza primitiva si chiama addendum. Addendum. E secondo il proporzionamento modulare questo viene assunto pari al modulo. La parte di dente, viceversa, che sporge nella parte inferiore, sempre rispetto alla primitiva che è il nostro riferimento, si chiama dedendum. Si indica con D, quindi dedendum. Secondo il proporzionamento modulare, questo è un po' più grande ed è uguale a 1.25, cioè i 5 quarti del modulo. L'altezza totale del singolo dente è pari alla somma di addendum e dedendum, ok? Quindi l'altezza totale H sarà uguale all'addendum più dedendum e quindi sarà pari ai 9 quarti, cioè a 2.25 di m. Questo è il proporzionamento modulare. Ma andiamo a rappresentare queste grandezze su questa figura. Abbiamo, come detto, l'addendum, che sarebbe questo, e il dedendum, che è la parte del dente che sporge inferiormente, cioè all'interno della circonferenza primitiva, fino ad arrivare naturalmente alla base. Questo è il, come vi dicevo, il dedendum. Ci siete? Naturalmente la somma è l'altezza totale del dente. Bene, quindi tramite l'addendum e il dedendum noi arriviamo ad altre due circonferenze che caratterizzano la singola ruota, che sono la circonferenza di troncatura esterna, questa, e la circonferenza di troncatura interna, cioè dove vado a tagliare il dente, nella parte di sopra e nella parte inferiore, ok? Troncatura esterna e troncatura interna. Andiamo ora a rappresentare queste circonferenze su questo schema generale. Quindi, secondo il proporzionamento modulare, l'addendum è uguale al modulo e quindi posso ricavare il raggio 1 esterno come R1 più M, il raggio 1 interno come R1 meno 1.25 di M, R2 esterno come R2 più M,
R2 interno come R2 meno 1.25 m, questa per la ruota 1 e per la ruota 2. Quindi posso calcolare questi raggi. Nel momento in cui ho i raggi posso tracciare le circonferenze, ed è quello che sto andando a fare. Quindi abbiamo una, se questo è l'addendum, abbiamo una circonferenza di troncatura esterna per la ruota 2, una circonferenza di troncatura esterna per la ruota 1, ciascuna di queste circonferenze interseca la linea di ingranamento in due punti importanti. Uno è questo, e lo indico con M1, e l'altro è questo, e lo indico con M2. Ok? Che dovete tenere a mente, perché ci tornerà utile in seguito per fare dovute osservazioni. Vado ora a tracciare le rispettive circonferenze di troncatura interna. Interna, quindi avrò questa. Dovete stare attenti a non avere ovviamente interferenze. Vedete che quella interna sta più sopra di quella esterna dell'altra, ovviamente c'è questo gioco di 0,25 m per evitare che la cresta del dente 2 vada a toccare contro il fondo della ruota 1, no? Quindi deve stare naturalmente un po' più giù, e questo vale ovviamente anche per la ruota 2, no? E abbiamo questa rappresentazione. A questo punto andiamo anche a completare il disegno dei profili dei denti, perché qui sono tracciate soltanto le curve evolventi, ma non tutto il dente, perché come vediamo dall'altro schema più grande, il dente è composto solo in parte, solitamente, di un arco di evolvente. Ok? Tant'è vero, vedete che qui la troncatura interna della ruota 2 sta più giù di quella base, e qui ci manca un pezzo. Va bene? Come possiamo completare questo? Beh, lo completiamo andando a congiungere questo punto con il centro 2, e naturalmente fino alla troncatura interna. Quindi voglio dire, un tratto radiale che arriva fin qui e si ferma. Poi, siccome dobbiamo sempre comunque evitare spigoli vivi, nella progettazione meccanica gli spigoli vivi li vanno evitati, poiché questo comporta delle concentrazioni di sforzi e quindi degli inneschi di rottura, naturalmente qui non ho un punto spigolo vivo, ma c'è un raccordo, va bene, con un certo arco il cui raggio è solitamente m quarti, quindi è un quarto del modulo. Quindi qui c'è un raccordo circolare fino ad arrivare poi all'arco di circonferenza di troncatura interna per la ruota 2. Per quanto riguarda la cresta del dente della ruota 2, vedete che il profilo esce fuori, no? In realtà potrebbe anche continuare, giusto? Secondo questa costruzione, ma a noi non ci interessa, perché il dente deve avere un'altezza limitata, no? Va bene? Ebbene, allora lo devo tagliare, perciò si chiama troncatura, devo troncare il dente qui, cioè nel punto di intersezione del profilo arancione, che sarebbe la curva evolvente, con la circonferenza di troncatura esterna della ruota 2. E quindi alla fine il dente 2 viene tagliato qui. Per metterlo maggiormente in evidenza vado a fare un tratteggio che vi fa capire qual è
il dente della ruota 2 che presenta un arco di circonferenza, troncatura esterna, un arco di evolvente, un tratto radiale, un raccordo, un arco di circonferenza di troncatura. Questo è il dente della ruota 2. Analogo discorso va fatto per la ruota 1, e anche qui il dente viene troncato a questa altezza, qui viene raccordato anche qui con un raccordo radiale, e possiamo completare la rappresentazione del profilo del dente della ruota motrice con un tratteggio come fatto prima. Cosa importante che devo aggiungere: nel disegno della retta d'azione devo tener conto di qual è la ruota motrice e del verso di rotazione della ruota motrice. Qui l'ho dato per scontato, in realtà va precisato, perché questo è omega con 1 e qui c'è la C con M, e quindi questa retta d'azione è compatibile con questa, ok? Se io cambiassi il verso di rotazione, la retta d'azione non è più questa, ma è inclinata di teta al contrario, perché va nella direzione della spinta, ovviamente, va bene? Quindi, diciamo, la rappresentazione più completa è questa. Qui ci ritroviamo omega 2 e naturalmente la coppia resistente. Ok? Allora aggiungo delle ultime considerazioni che poi svilupperemo nella prossima lezione, e sono le seguenti. Come vi preannunciavo, dovete in particolare tenere a mente l'importanza dei punti M1 e M2, perché questo segmento, quindi B0 M1, rappresenta il segmento d'imbocco nella fase di accesso. Di accesso perché il contatto, se questa è la ruota motrice, inizia in M1 fino a P0. Quindi P0 M1 è uguale a lambda A, cioè segmento di imbocco nella fase di accesso, cioè di ingresso per contatto. Analogamente, l'altro segmento, che sarebbe P0 M2, è uguale a lambda R, che rappresenta il segmento di imbocco nella fase di recesso. Rendendo le cose più intuitive, il contatto tra il dente motore inizia con la ruota del dente 2, inizia in M1, si sposta lungo questa retta e i denti si lasciano in M2. Quindi si toccano in M1 e si lasciano in M2. La cosa interessante, molto importante, che caratterizza questo tipo di profilo è che il luogo dei punti di contatto è una retta, è un segmento. Va bene? Il punto di contatto si muove lungo questa retta. Inizia in M1 e si lasciano in M2. Questa è una caratteristica importante del profilo evolvente, che, come vi dicevo all'inizio della lezione, sono universalmente adottati in tutte le applicazioni tecniche attuali. Ci fermiamo qui per oggi.